Negli Stati Uniti d'America c'è un segmento di persone che crede che la prossima volta che Gesù viene, verrà negli Stati Uniti. Generalmente si crede che verrà sul Monte degli Ulivi, a Gerusalemme, ma ora gli americani dicono: perché andare in Israele? Non è un buon posto dove andare. Verrà negli Stati Uniti. Quindi mi hanno fatto una domanda come questa in un grande raduno: Sadhguru, cosa ne pensi? Gesù verrà negli Stati Uniti o a Gerusalemme? Ho detto: vedi, l'ultima volta è andato a Gerusalemme e ha detto: vieni e seguimi. Solo 12 persone. Oggi lo celebri come un grande essere, ma solo 12 persone lo seguirono. Tra questi, uno di loro dette di matto con lui. Va bene? Ma se viene negli Stati Uniti oggi, se dice vieni e seguimi, tu hai un prestito bancario, uno per gli studi, uno per l'auto, un mutuo per la casa, uno per la casa delle vacanze, sei ipotecato per 45 anni. Se Gesù dice vieni e seguimi, non ci sarà nessuno perché tutti devono andare in banca. Quindi ti sei legato in modo tale che anche se le cose più significative accadono, non puoi cambiare la direzione della tua vita. Ci siete? Se le cose più grandi ti venissero incontro, non puoi cambiare la direzione della tua vita. Questa è la vita di uno schiavo, non è così? Cos'è la schiavitù? Lui non può scegliere. Quella è schiavitù, non è così? Ora, fai quel tipo di accordi nella tua vita, non puoi scegliere, sei bloccato nei tuoi stessi accordi. Un ragno tesse la tela affinché altre cose vengano catturate. Ma se sei quel tipo di ragno che costruisce una rete in cui viene catturato, sei un ragno stupido, non è così? E la maggior parte degli esseri umani sono in quella condizione. Se qualcosa di significativo succede, andavi di qua. Se qualcosa di davvero significativo è successo, di qua. Puoi andare di qua. I tuoi accordi non ti intrappoleranno. Questa è una vita intelligente. Se sei abbastanza intelligente, farai degli accordi che ti supportano, non degli accordi che ti legano. Non è così?